patto per la Sicilia, vertice a Palermo con il ministro De Vincenti. A Palermo, madre e figlia morte investite da un pirata della strada. Questa mattina alla Sala delle Capriate di Palazzo Chiaramonte a Palermo è stato tagliato il nastro della nuova edizione della Settimana delle Culture. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di sabato 12 maggio. Patto per la Sicilia. Questa mattina a Palazzo d'Orléan si è riunito il comitato di pilotaggio al quale ha preso parte il ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno Claudio De Vincenti. Vediamo il servizio. La crisi economico-sociale che affligge i territori del sud Italia e la straordinaria opportunità offerta dai fondi extraregionali. Questi gli argomenti al centro dell'incontro fra il Presidente della Regione Nello Musumeci ed il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. Nella sala Alessi di Palazzo d'Orléan si è riunito il comitato di pilotaggio per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi del Patto per la Sicilia. Abbiamo fatto il punto, afferma il presidente Musumeci, a 3 mesi dal precedente incontro di Roma. Dall'analisi dei dati abbiamo preso atto dell'accelerazione della programmazione nei diversi dipartimenti coinvolti e per questo siamo fiduciosi che la Regione possa recuperare il pesante arretrato ereditato e raggiungere l'obiettivo fissato per il prossimo 31 dicembre. La task force, composta da rappresentanti del Ministero e del Governo regionale, istituita dopo l'incontro di febbraio, ha dato evidentemente i suoi frutti. La dotazione del patto per la Sicilia è di 2,3 miliardi di euro e risultano già impegnate risorse per oltre 850 milioni di euro, pari al 37% del programma. Lo stato di attuazione vede interventi con progettazioni in corso pari a 1,29 miliardi di euro, in affidamento per 452 milioni, in programmazione per 234, in avvio di progettazione per 202 milioni, in esecuzione per 142. 5 settori prioritari di intervento, turismo e cultura pari a 216,5 milioni di euro, infrastrutture 607,9, sviluppo economico e attività produttive 208,5 milioni, ambiente 1,15 miliardi, sicurezza, legalità e vivibilità del territorio 113,1 milioni. Giudizio sostanzialmente positivo quello espresso al ministro De Vincenti. Abbiamo registrato un significativo aumento dei lavori in affidamento, ha sottolineato, siamo cioè all'anticamera dei cantieri. A Palermo, madre e figlia morte investite da un pirata della strada. L'incidente è avvenuto ieri sera in via Fichidindia a Brancaccio. Le due donne di 62 e 42 anni stavano attraversando la strada quando sono state travolte da un appunto. Fermato l'automobilista. Questa notte a Palermo sono morte due donne, madre e figlia, investite da un pirata della strada che poi si sarebbe dato alla fuga. È accaduto intorno alle 23 in via Fichidindia nel quartiere Brancaccio. La madre di 75 anni e la figlia di 40 stavano attraversando la strada quando è sopraggiunta l'auto che le avrebbe travolte. Le due donne ferite gravemente sono rimaste sull'asfalto. Sul posto una gazzella dei carabinieri che stava controllando il territorio ha chiamato i soccorsi e ha iniziato le ricerche di una Fiat Punto. Intanto due ambulanze del 118 sono arrivate in via Fichidindia. I sanitari hanno tentato di rianimare la madre anziana, ma per la donna non c'è stato niente da fare. Intanto la figlia è stata trasportata all'ospedale civico, ma è morta poche ore dopo il suo arrivo per le gravi lesioni riportate. L'auto è stata rintracciata in nottata dai carabinieri e la persona che era alla guida è stata interrogata, sia dai carabinieri che dagli agenti dell'infortunistica stradale, che hanno effettuato rilievi sul posto per capire l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto è posta sotto sequestro. Prosegue la scia di incidenti sulle strade di Palermo. Nelle scorse ore Salvatore Parisi, 75 anni, è morto in ospedale dopo essere stato investito da un motociclista alla fine del marzo scorso in via della Regione Siciliana, nella carreggiata in direzione Catania all'altezza della rotonda di via Belgio. Parisi stava attraversando la strada quando un uomo di 54 anni che viaggiava a bordo della sua moto lo ha travolto scaraventandolo sull'asfalto. Il motociclista in quel caso si è subito fermato e ha richiesto l'intervento dei soccorritori.
Per lui, rimasto lievemente ferito a causa dell'impatto, gli agenti della Polizia Municipale stanno avviando le procedure per la contestazione del reato di omicidio stradale. Parisi è morto a Villa Sofia, dove le sue condizioni erano peggiorate nelle scorse ore fino al decesso. Due testimoni di giustizia hanno incontrato decine di studenti delle scuole bagheresi in un incontro pubblico tenutosi nell'aula magna del liceo scientifico d'Alessandro. Si tratta di Piera Aiello, alla quale la mafia ha ucciso il marito e il suocero, e Alessandro Marsicano, pasticcere che ha denunciato il racket del pizzo. Ogni volta che io racconto la mia storia è emozionante, emozionante perché rivivo quello che ho passato in questi anni, e quindi ogni volta, molte volte loro, chi mi ascolta, dice: racconto sempre qualcosa di nuovo, perché dal mio cuore esce qualche cosa che è dimenticato, forse per paura, non so per che cosa, o per rabbia. Denunciare conviene, denunciare si deve. Dico, io voglio essere di esempio nel mio rione, nel mio quartiere, a dire che Marsicano non paga più il pizzo, Marsicano è libero dal pizzo, Marsicano è libero dalle imposizioni che tutti gli altri commercianti tuttora vivono. Io vorrei essere di esempio, mi auguro che possano loro col tempo capire questo. Io sono anni che vado nelle scuole di tutta Italia e quando vengo invitata nelle scuole siciliane sinceramente lo faccio ancora con più piacere, perché purtroppo il nostro territorio, si sa, non è ancora immune da questa piaga, e mi fa piacere comunque stare nella mia terra. Il ruolo della scuola lo sappiamo tutti, è fondamentale, perché soltanto creando le menti libere, come sempre dico io, noi possiamo sperare di sconfiggere la mafia e il malaffare. E la scuola e la cultura in questo hanno un ruolo fondamentale, un ruolo importante. Non c'è cosa migliore del fresco profumo della libertà, come diceva Paolo Borsellino. Questo è uno dei tanti modi, dei tanti modelli che la scuola segue e persegue per raggiungere i suoi obiettivi, che sono sì l'istruzione, sì la preparazione, sì la forza anche del proprio esserci e del proprio essere come intelligenti, bravi, eccetera, ma anche educati, ed educati alla civiltà e alla coerenza di tipo amministrativo e, tra virgolette, politico. È importante per i ragazzi ascoltare quelle che sono le testimonianze di testimoni di giustizia che hanno reagito ai soprusi della mafia e ci hanno raccontato uno spezzone di vita che spesso non è portato a conoscenza di questi ragazzi. I ragazzi hanno difficoltà a conoscere quella che è la mafia, perché la mafia probabilmente non è più così evidente nelle sue manifestazioni come avveniva magari in passato, per cui è importante che i ragazzi comprendano quello che può essere il registro linguistico della mafia, quelle che sono le azioni, le attività, il modus operandi della mafia. E con la nostra associazione, che è stata costituita nel 2001, preferiamo fare raccontare la storia delle persone coinvolte in fenomeni di mafia piuttosto che parlare a bambara di problemi che poco interessano o comunque che non riescono a carpire l'attenzione dei ragazzi. Ancora molto oggi abbiamo preferito invece dar voce a due persone che hanno dato un segnale grandissimo di rivolta nei confronti di Cosa Nostra, e quindi abbiamo sentito il dovere di far intervenire Piera Aiello e la storia di Alessandro Marsicano, che è una storia altrettanto toccante. Pensavamo che potesse essere un incontro emozionante, ma averlo vissuto ci dice che veramente possiamo sperare in una Sicilia migliore, in un'Italia migliore, perché abbiamo avuto la testimonianza di due grandi siciliani. A Palermo la 21esima edizione del convegno nazionale Narrare le infanzie, differenze, diversità, diritti, doveri, che a distanza di 20 anni torna a Palermo come momento di riflessione di Palermo, capitale della cultura, e occasione di confronto per 700 addetti ai lavori da tutta Italia tra pedagogisti, insegnanti, educatori e amministratori pubblici.
Direi assolutamente soddisfacente. Già la giornata di ieri, come a livello numerico, è stato un grosso successo. Abbiamo superato le 760 presenze con una grande attenzione e concentrazione di tutti, nonostante i grandi numeri. Devo dire che è stato molto interessante anche il confronto che si è realizzato tra la realtà la metropoli di Palermo e la metropoli di Milano, che sono state due città diverse nelle caratteristiche ma molto vicine nei numeri, ed è stato piacevole questo passaggio del testimone che la città di Milano, dove avevamo svolto il convegno due anni fa, ha dato a Palermo, e quindi anche un scambio di numeri, di presenze, di modelli organizzativi che continua anche nella giornata di oggi con altre realtà come di Torino, di Bologna. Perché una delle caratteristiche dei nostri convegni è proprio questo, del passaggio delle informazioni e dello scambio delle esperienze, oltre che delle riflessioni. Sicuramente l'intervento del sindaco è stato un momento di grande importanza e vivacità, perché ha dato un'impostazione culturale, politica e dell'educazione a Palermo, ma che ha un senso costruttivo per tutta l'Italia. Noi a Palermo siamo presenti in due quartieri particolari, probabilmente di Palermo, siamo allo Zen e alla Zisa, grazie alle collaborazioni con i partner locali, dove abbiamo avviato sia il nostro punti luce, quindi rivolti a ragazzi da 6-16 anni, che degli spazi mamme, proprio lo 06, in cui c'è una possibilità, ai ragazzi viene offerta la possibilità sostanzialmente di frequentare i nostri centri non solo per un supporto scolastico, ma per far fiorire i propri talenti, diciamo noi, cioè dargli una possibilità di realizzarsi e aprirgli le porte a quelle che sono il mondo di domani. È un'Italia dalle tante sfaccettature, quindi è simbolico che il convegno si faccia a Palermo, perché la regione Sicilia, ma anche tante altre regioni del sud, penso alla Calabria e alla Campania, nei confronti della presenza di servizi 0-3 anni hanno fortissime criticità, cioè siamo al di sotto del 10%, l'Europa propone e la legge propone un obiettivo del 33%, quindi ci sono molti sforzi da fare, bisogna coinvolgere gli enti locali, bisogna formare le persone, bisogna garantire il supporto pedagogico, quindi questo è il grosso nodo, è come espandere il servizio 03 nelle regioni dove non c'è. Daniele Vella del Partito Democratico traccia un bilancio di questi ultimi 4 anni di amministrazione a 5 Stelle a Bagheria. Un periodo di letargo, dice, da parte di chi avrebbe dovuto amministrare in maniera diversa. Se dovessimo fare un bilancio onesto di quella che è stata l'amministrazione del Movimento 5 Stelle, dobbiamo dire che certamente è un bilancio insufficiente. Quelli che erano i due nodi cruciali e che dovevano essere affrontati con forza subito dalla nuova amministrazione erano il risanamento dei conti pubblici e certamente la situazione dei rifiuti. E sul primo, ossia il risanamento dei conti, si parla di dissesto nel dissesto. Non siamo ancora usciti dal dissesto e non si ha certezza su quelle che sono le condizioni finanziarie di questo comune. Per quanto riguarda i rifiuti, al di là di un apprezzabile sforzo per avviare la differenziata che anche noi sosteniamo, non si è sciolto il nodo cruciale, siamo ancora all'interno di quello che è un sistema ingarbugliato, poco chiaro, e la città è sporca, abbandonata, seppur non vi sono più i cassonetti, dobbiamo dire che vi è una distribuzione dei rifiuti in tutta la città, centro storico, periferia, aspra e quindi zone abbandonate. Poi ci sono altri ragionamenti da fare, ossia è venuto meno quel senso di comunità diffusa, quel dialogo e quei valori che dovrebbero essere alla base di una città come Bagheria, nella quale tutti dovrebbero fare la loro parte e dobbiamo fare la nostra parte per aiutare lo sviluppo di questa città. Questo è venuto meno e si deve necessariamente ricominciare da mettere al centro il valore di comunità e il valore del dialogo. Non mi dilungo su altri aspetti, la progettazione, la programmazione,
non vi è stata un'opera pubblica degna di tale nome, un evento culturale degno di tale nome, un dialogo con quelle che sono la rete degli imprenditori, delle scuole, del mondo della cultura, la valorizzazione dei talenti. È stata una città che è andata in letargo per 5 anni e sopra questo letargo certamente adesso sarà ancora più difficile costruirla, ma dobbiamo certamente darci una smossa tutti. Mettere al centro quello che è il valore di comunità, mettere al centro un programma, stabilire 2 o 3 obiettivi all'interno di un programma più largo che siano principali e fondamentali: il decoro, la pulizia della città, ristabilire una normale attività amministrativa all'interno del comune, servizi ai cittadini che siano degni di tale nome, e quindi quello che può essere anche una politica dell'ascolto che deve essere intrapresa subito, e altri obiettivi: rilanciare il mondo della cultura, rilanciare il dialogo con le scuole, rimettersi a progettare, a ricercare finanziamenti europei, parlare con gli imprenditori che lavorano in questa città e con sforzi enormi continuano a dare lavoro a tanti bagheresi, governare, amministrare e dare una normale amministrazione alla città di Bagheria. Con Invisibilia l'Arcidiocesi di Palermo propone un vero e proprio viaggio fra percezione e comprensione delle parole, delle immagini, dei suoni, del sacro in alcune delle chiese più belle della città. Ieri sera parole e musica a Santa Caterina d'Alessandria. Abbiamo parole e musica, l'attore Roberto Burgio del Teatro Biondo e la chitarrista Roberta Alaimo. L'attore leggerà un testo della dimensione contemplativa di Santa Caterina da Siena e la ragazza, l'Alaimo, sottolineerà questo testo con la chitarra classica, pezzi di musica classica, per dare la possibilità agli ascoltatori di poter meditare queste stupende parole tratte dall'opera di Santa Caterina da Siena. È un altro momento di Invisibilia, mentre il sabato, a partire da domani, negli oratori del Rosario del Serpolta ci sarà la recita del Rosario, ma anche in questo caso sarà una recita con parole e musiche, quindi non sarà la solita recita del Rosario, ma sarà il Rosario fatto a modo di meditazione utilizzando testi classici e musica che accompagna per la meditazione. Cercare di recuperare, scoprire e recuperare i grandi contenuti delle nostre strutture d'arte che i nostri padri ci hanno tramandate. Queste opere d'arte comunicano grande teologia, queste opere d'arte sono state fatte perché potessimo pregare all'interno di una bellezza, una divina bellezza. È bene recuperare ciò che i nostri padri ci hanno dato ed è bene scoprire la bellezza di queste nostre opere d'arte, questa bellezza appunto che è fondamentalmente mezzo per poter raggiungere l'invisibile, gustare la divinità, gustare la presenza di Dio all'interno della nostra vita. Che nessuno poteva percorrerlo fino al suo termine, neppure quelli che praticavano la virtù. La porta del cielo non era ancora aperta con la chiave del sangue, e la pioggia della divina giustizia impediva il passaggio. Ma dopo che le pietre furono approntate e fabbricate sopra il corpo del Verbo del mio dolce Figlio, che è il ponte che unisce la terra al cielo. Sicuramente questo luogo è molto suggestivo, perché aiuta una persona che sia fedele o che sia anche non fedele a percepire il grande valore dell'arte attraverso tutti i sensi che si hanno a disposizione. In questo caso abbiamo coinvolto musica, ma anche silenzio e soprattutto parole. Ed è proprio questo il senso del progetto, cioè Invisibilia, quindi percepire l'invisibile attraverso il visibile, quindi l'arte. Che sensazioni trasmette? Sicuramente stimola la creazione, perché sia il carattere artistico della chiesa, sia il luogo in cui è situata, mi trasmette ispirazione, soprattutto musicale.
e anche ascoltare il testo è sicuramente qualcosa di suggestivo. Questa mattina alla Sale delle Capriate di Palazzo Chiaramonte a Palermo è stato tagliato il nastro della nuova edizione della Settimana delle Culture. Circa 150 gli eventi sparsi in città. Sì, da oggi comincia ufficialmente, c'è la cerimonia di inaugurazione qua all'Osteri, la settima settimana delle culture. Quale sarà il programma? E stamattina è una presentazione di tutti gli eventi, poi passeremo dal Museo del Vino e soprattutto dalla Batellis, dove ci sarà una mostra organizzata dalla direttrice Evelina De Castro e ovviamente promossa per la Settimana delle Culture. Di pomeriggio abbiamo un evento al Teatro Massimo dove si presenterà un libro sul teatro scritto dalla professoressa Maricetta Di Natale. Questa sera, Teatro Massimo, il titolo è Architettura, Arte e Musica a Palermo. Una iniziativa lodevolissima alla quale l'assessorato che ho l'onore di dirigere aderisce pienamente, con tutto il supporto che noi possiamo dare nell'apertura dei siti, nella collaborazione con i nostri dipendenti a tutti i livelli. È un modo per cercare di fidelizzare ancora di più i cittadini palermitani a quello che è questa città, che è una grande città del Mediterraneo con un patrimonio immenso che però molto spesso non è ben tenuto e soprattutto non è ben compreso e valorizzato principalmente da noi cittadini, ma se noi cittadini lo valorizziamo è indubbio che questo sentimento, questo attaccamento a questi monumenti potrà trasferirsi anche ai viaggiatori e ai turisti che vengono in questa città. Anche noi come Club UNESCO siamo stati coinvolti in questa iniziativa splendida attraverso delle visite della città. Noi per tutto l'anno della Palermo Capitale della Cultura abbiamo promosso e continuiamo a promuovere il nostro territorio, il nostro patrimonio culturale attraverso delle visite guidate che i nostri ragazzi formati da noi e ben preparati offrono a tutti i turisti, ai cittadini, a tutta la città, in maniera da fare conoscere in particolare il patrimonio arabo-normanno, il percorso ebraico abbiamo scelto e i mercati storici. Sono iniziative di grande rilievo perché coinvolgono i ragazzi, possono essere da stimolo per conoscere la propria città e sicuramente per veicolare opportunità anche di occupazione per un futuro, uno sviluppo dell'impresa culturale tanto attenzionata in questo momento. Tantissimi gli eventi, 150 quest'anno. E ancora una volta un fiore all'occhiello per l'anno della cultura a Palermo, che quest'anno è capitale italiana della cultura, quindi è ancora più importante. Si avrà l'imbarazzo della scelta per un turista o per un viaggiatore? C'è già l'imbarazzo della scelta, io stesso stento a essere presente a tutte le inaugurazioni e le iniziative che si sono organizzate quest'anno. Per fortuna i turisti non mancano, ma fortunatamente anche la cittadinanza risponde sempre più numerosa e sempre più entusiasta alla vivacità culturale di questa città che cominciamo già a proiettare verso il 2019. Dai balconi su strada, agli atri, ai cortili visibili dalla strada, ai vicoli, alle piazze, spazio alla bellezza e alla cura della città con l'ornamento di fiori e piante. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa Palermo Spazio ai Fiori, un concorso che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini ed esprimere e comunicare l'attenzione per la nostra città. Domani la premiazione del miglior allestimento. È stata una bella partecipazione, una bella risposta a un sogno che io da tempo avevo, un sogno nel cassetto che si è realizzato grazie anche all'adesione di massa, si può dire, da parte di tutti gli associati. Abbiamo regalato ai turisti che arrivano un momento verde, fiorito, colorato, per com'è la nostra città. Un nuovo appuntamento per Ballarò significa Palermo di primavera, con una grande partecipazione del territorio, le scuole, i classici in strada in questo momento, i balconi e i negozi fioriti e questo esperimento della pedonalizzazione con un orto urbano di salita raffadali, una grande esperienza
che promuove sicuramente il territorio ulteriormente con grande partecipazione delle associazioni, il Cassaro, Via Macheda, Ballarò. Italia Nostra partecipa molto volentieri a queste iniziative, ha partecipato anche concretamente perché abbiamo partecipato nell'isola pedonale di Salita Raffadari creando anche un micro orto con delle aromatiche. E qui siamo inseriti poi nell'esame di tutte le esposizioni, le decorazioni. Perché partecipare come Italia Nostra? Intanto perché sappiamo che il verde, i fiori, non solo ci danno bellezza alla nostra città, ma rendono anche sereni gli animi. Quindi centro storico, isole pedonali, aria pulita, fiori, verde, penso che migliori anche la salute dei cittadini. In quanto amante dei fiori non potevo esimermi dal partecipare a questo concorso. Abbiamo notato che oltre ad abbellire i negozi, il turista è rimasto veramente estasiato dalla panoramica che il Cassaro regala in questo momento. Quindi sono contenta di parteciparvi e spero che queste iniziative possano aumentare sempre di più nel corso dei prossimi mesi. Si svolgerà domani a partire dalle 16.30 il 6° Festival Nazionale Corale di Musica Sacra Mariana presso la Chiesa Maria Santissima Immacolata di Bagheria. Nato nel 2012 da un'idea del direttore artistico Salvatore Di Blasi, il festival è organizzato dall'Associazione Culturale Bequadro di Bagheria. A partecipare a questa edizione saranno i cori Laudate Dominum, la Corale Polifonica De Cantu, la Corale Internazionale della Pace, il Coro Cum Jubilo, l'Associazione Musicale Cristo Re, il Coro Polifonica Perfecta Letizia, il Coro Mater Dei, il Coro Polifonico Giuseppe De Cicco ed il Coro Città di Sciacca. Domenica 13 maggio alle ore 16.30 avrà vita a Bagheria il 6° Festival Nazionale di Musica Sacra Mariana, dove verrà coinvolti circa 500 cantori di 9 corali differenti che appunto animeranno un repertorio di musica corale sacra dal tema mariano. Ovviamente siamo nella chiesa dell'Immacolata Bagheria, chiesa dove c'è una grande devozione all'Immacolata. Domenica appunto questi 9 cori saranno ospitati dalla parrocchia dell'Immacolata e dal parroco Don Giovanni Basile, che accoglierà i cori insieme all'amministrazione comunale di Bagheria. Sarà presente anche Monsignor Salvatore Di Cristina, vescovo ausiliare di Monreale, nonché bagherese, che darà il suo contributo alla manifestazione ponendo una sua riflessione sul canto mariano, e ci sarà una lettera che io personalmente ho chiesto, scritta da Monsignor Valentino Miserax, che è direttore di coro e compositore spagnolo e direttore della Cappella Musicale Liberiana, canonico della Patriarca Basilica di Santa Maria Maggiore, uno dei compositori di musica sacra più rilevanti del nostro tempo, del nostro secolo. È un momento importante per Bagheria, perché facciamo conoscere i cori, arriveranno di mattina, facciamo conoscere le nostre ville del Settecento, avranno un tour organizzato, poi ci sarà questo importante momento del Festival Nazionale, che comunque voglio ricordare è inserito nel cartellone della stagione concertistica Città di Bagheria, che ha riconosciuto da poco tempo, che è stato riconosciuto dal Ministero come Patrimonio Europeo Culturale del 2018. Subito dopo tutti i cantori andranno a Palazzo Butera e saranno intrattenuti da Paolo Zarcone, il cantastorie di Bagheria, e mangeranno lo sfincione bagherese, che a noi bagheresi come dire è noto, ma per loro che non sono di Bagheria non lo è assolutamente. Quindi facciamo conoscere le ville, la musica e ovviamente anche un prodotto locale alimentare. Anche per questa edizione è tutto, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.